Amici knitter, amiche knitter, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Valentina, questo è il mio canale TV6 Knits. Benvenuti se non ci conosciamo ancora, bentornati se ci conosciamo già. Oggi, ragazzi, video recensione di libro, nuovo video recensione che vi piace tantissimo di questo libro, guida completa alle tecniche di maglia di Debbie Tompkins, subito dopo la sigla. Valentina, Valentina che cuce la lana, Valentina. cuce la lana, cuce la la. Amici knitter, amiche knitter, che contenta che sono di essere di nuovo qua. Molto bene. Ragazzi, ragazze, oggi nuovo video recensione. I video recensione vi piacciono tantissimo, in particolare appunto quelli dei libri dei filati, non è che ne faccia altri, quindi quindi video recensione che vi piacciono tantissimo. Oggi andiamo a recensire questo libro di Debbie Tompkins, Guida completa alle tecniche di maglia. Ma prima di entrare nel succo del discorso, mi raccomando, se ancora non mi seguite, assicuratevi di aver cliccato la campanella iscriviti e la campanella che vi dà la possibilità di essere sempre avvertiti ogni volta che io pubblico un nuovo video. Poi, per aiutarmi con l'amico algoritmo, mi raccomando, mettete immediatamente un bel pollicione e un commentino, che così l'amico Al ci aiuta e ci fa salire. Dopodiché, ragazzi, se volete seguirmi anche sugli altri social, io ne sarei veramente entusiasta. Quindi cercate su Facebook la Big Family, il gruppone dove ne combiniamo di cotte e di crude. E vengono organizzati anche un sacco di call. Seguitemi sulla mia pagina TV6Knits, che ultimamente è molto molto aggiornata. Seguitemi sul mio Instagram, nel quale cerco di fare stories che vi coinvolgano nella mia vita quotidiana. Quindi, se vi piace anche questo, seguitemi anche lì. E se poi naturalmente volete acquistare qualche mio pattern, qualche mio libro, trovate il link a Ravelry qua sotto. Poi, se vi andasse di offrirmi anche un caffè, trovate anche il coffee sempre qua sotto. Qualunque cosa voi facciate, un commento, un acquisto, ma anche senza spendere niente, veramente una condivisione è una cosa che mi aiuta veramente tantissimo. Mi fa sentire il calore della Big Family, il calore della community della maglia italiana e io vi ringrazio veramente tantissimo. Ragazzi, ragazze, allora, nuovo video recensione di libri. Oh, dunque, come sempre faccio la debita premessa ai video recensione. Questi video recensione, anche se dovessero risultare negativi, non sono una critica alla casa editrice che ha editato il libro, non è una critica malvagia nei confronti dell'autore, non è una critica malvagia nei confronti di chi ama questo libro che magari ha già. È solamente come possiamo dire, un parere personale di una persona che lavora in questo campo da un po' di tempo, che di maglia macina ogni giorno, che scrive pattern e quindi è una mia recensione personale, personalissima. Ma alle critiche negative, naturalmente voi non le condividete. Niente di male, anzi, buon per voi se avete trovato del buono nel libro che io recensisco, magari non propriamente in maniera positiva. Detta tutta questa pappardella iniziale che dirò sempre ogni volta, perché non vorrei mai incontrare qualcuno che poi per strada mi picchia, ho problemi di vario genere, naturalmente le persone che mi seguono sanno che io queste recensioni le faccio solamente per il bene della community, per aiutare la community. Ho preso a fare queste recensioni di libri e di filati per cercare di dare un aiuto alle persone che cercano degli strumenti validi. Tutti i libri che recensisco sono acquistati da me medesima e vi metterò anche il link ad Amazon qua sotto e non è un link né affiliato né niente, è semplicemente un link che vi porta al prodotto se poi desiderate acquistarlo. Non fa parte di nessuna lista, non è affiliato a me, io non ho nessuna affiliazione Amazon, sappiate che questa cosa è così, lo dico.
Ragazzi, ragazze, oggi tocca a questo volume qua. Diciamo che era un po' che me lo guardavo e, contrariamente agli altri, agli altri libri che ho recensito, questo è un libro che è decisamente più costoso. Infatti costa 19,50 euro, edizione Il Castello. Sappiamo che Il Castello è una casa editrice che di originale non ha quasi nulla, nel senso non è che, essendo una casa editrice italiana, dà spazio a autrici italiane con, o meglio, ne dà veramente molto 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 poco, ma essenzialmente si occupa quasi sempre di traduzioni di testi che esistono già in altre lingue. Non è una critica, questa qua è un dato di fatto, ecco. Allora, ragazze, ragazzi, vi chiedo scusa dei riflessi della ring light, ma sapete che i video recensioni dei libri io li devo fare con gli occhiali veri, non con gli occhiali di scena, perché sennò non vedo niente. Allora, guardate quanti segnalini ho messo dentro questo libro, perché voglio parlarne veramente in maniera approfondita, ma approfondita. Allora, ragazzi, come sempre, scopriamo immediatamente se questo libro mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Sapete che lo dico sempre all'inizio del video, sono già 8 minuti che parlo, quindi inizio per modo di dire, ma comunque lo dico sempre all'inizio della recensione. Allora, guida completa alle tecniche di maglia di Debbie Tompkins. Tompkins, credo che si legga. Impara passo passo una molteplicità di tecniche e punti, accedi ai tutorial gratuiti attraverso i codici QR e i link alle pagine web. Allora, questo libro mi ha incuriosito moltissimo, soprattutto per questo discorso qua. Ho aspettato un momentino di avere un po' di soldini per comprarmelo e poi l'ho comprato. Allora, leggiamo quello che ne dico proprio nel mio fogliettino iniziale, che è praticamente la summa della mia esperienza per questo libro. Libro davvero eccezionale, completo, ben fatto, con anche risorse online, e poi capiremo cosa vuol dire. Basta questo e si buttano gli altri, così ho scritto io. confermo. È aggiornato, moderno, contemporaneo. Voto 9-10, ragazzi, 9-10. Allora, confermo quello che ho scritto, adesso naturalmente spiegheremo un poco meglio, ma con questo libro, ok, costa 20 euro, ma ragazzi, 20 euro per un libro non è niente, un libro di questo tipo non è niente. Buttate tutti gli altri, perché questo, se cercate un testo dallo zero, dal principiante assoluto totale alle tecniche anche avanzate, diciamo medio avanzate, questo è tutto quello di cui avete bisogno. È un libro completissimo. E poi, ragazzi, ha questa cosa dei codici QR, adesso ne parliamo. Dunque, vediamo qua prefazione, e c'è anche, vicino alla prefazione, tutta una parte di come usare questo libro. Quindi vi spiega esattamente cosa vogliono dire questi benedetti codici QR. Cioè, praticamente voi con il telefonino ci saranno delle pagine che avranno, sapete, i codici QR, quelli fatti a quadrato, tutti pixelati, voi lo puntate, vi si aprirà il video riguardante quella tecnica, quel punto, quello di cui si parla nel testo scritto, e finalmente vedrete le mani che lavorano dal vivo nel movimento corretto che viene poi spiegato. Cioè, per me questa è la cosa meravigliosa, ideale, super contemporanea, super moderna, per unire l'utile al dilettevole. Certo, bisogna avere un telefonino, ma chi di noi non lo ha? E voglio dire, tanta gente non ha ancora il computer, ma telefonino io credo che ce l'abbiamo veramente tutti. Oh, la spiegazione di come si usa il libro quindi è fantastica, fantastica. E
Un piccolo inciso, come sono questi video? Allora, sono buoni, molto buoni. Diciamo che il doppiaggio in italiano ha una voce un po' strana e metallica, ma a dir la verità non me ne importa neanche più di tanto, perché basta guardare le mani e si capisce veramente tutto. Questo libro veramente unisce il meglio di due mondi. Quindi, dopo la prima parte che spiega come affrontare il libro e spiega veramente nel dettaglio, si incomincia con strumenti e filati. Ottimo primo capitolo. Alleluia, c'è scritto qua sul coso, sul fogliettino, perché finalmente ci sono descritti i tipi di ferri, che sono ferri a punta singola, non dice ferri normali, finalmente ferri a due punte e ferri circolari. Ci sono determinate anche le lunghezze dei ferri, perché questo da nessuna parte mai scritto, che ci sono tante lunghezze diverse. Ferri a due punte molto lunghi, ferri circolari, punte, cavi, super completo, meraviglioso. E poi, ragazzi, alla pagina dopo abbiamo le forme dei ferri, anche questo rotonda, quadrata, esagonale. In quale altro libro abbiamo trovato questa spiega qui? Da nessuna parte. Materiale dei ferri, di cui non si parla praticamente mai, per cui plastica, bambù, legno, metallo, vetro, vetro, donne, alleluia! Infatti c'è scritto doppio alleluia, l'entusiasmo. E poi gli accessori essenziali, no? Essenziali per per il nostro buon lavoro. Cioè, fantastico, fantastico. E poi ci sono gli accessori anche opzionali. Cioè, io non ho parole. E poi evviva, c'è scritto su questo. Finalmente, per quanto riguarda i filati, si parla di metraggio e non di peso. Fantastico. Le fibre, magnifico. Oh, non ci sono descritte tutte le varie tipologie, no? Di filato di alpaca, di cashmere, cioè tutte le fibre, ma insomma tutto sommato lo trovo anche abbastanza superfluo, però ci sono tutti i pesi, tutti i fili, i metraggi, fantastico. E dopodiché, ragazzi, una cosa fantastica, scegliere e sostituire i filati, e quindi c'è scritto favola qui. Non sapevo più cosa scrivere per determinare il mio entusiasmo. E finalmente ci sono simboli e caratteristiche e categorie del metraggio, per cui si parla di fingering, di sock, di sport, di DK, worsted, finalmente, finalmente. Il campione, campione, evviva, tutto ottimo, ho scritto, basta, non ne parliamo più. Fantastico, magnifico. Quale filato sarà adatto al capo? Cioè, ma di cosa vogliamo parlare? C'è tutto, ecco. Riciclare e destinare ad uso diverso, quindi come disfare anche. E qua c'è scritto addirittura il mio entusiasmo con lode al Signore, perché qua siamo oramai, io ero completamente rapita da questo libro, innamorata. Oh, dunque, diciamo, una parte interessante è confezionare il vostro filato. L'ho trovato, ecco, forse una cosa un po' in più, ecco, diciamo, non necessaria, diciamo, però carino, carino, ecco. Diciamo che invece si prende un piccolo no, il come poi smatassare il filato e riportarlo, diciamo, liscio, no? Dopo averlo disfatto. Diciamo che qua dice di appendere un peso sotto alla matassa bagnata per tirarla. In realtà io non lo consiglio assolutamente, perché sforma la fibra, vabbè. Poi magnifico, come leggere i modelli. Diciamo che sì, poi questa è una parte generale, perché poi ogni designer ha un po' un suo modo, però tutti quanti, rispondiamo ad una sorta di linguaggio universale, no? Ci sono
I pattern sono fatti in modo abbastanza schematico, quindi anche con le variazioni trovo che questa sia una cosa molto positiva. E trovo molto positivo perché tutto il discorso dice validissimo, infatti io ho scritto valido, e fa capire che se un pattern non è fatto così, è fatto male. Ok, quindi questo è, io lo trovo veramente molto molto valido. E seguire gli schemi anche qua, lode lode, anche qua lode lode, è veramente fatto molto molto bene, spiega davvero molto molto bene, anche gli schemi sono ben fatti, l'andamento sia in tondo che in circolare, cioè veramente fatto davvero davvero bene, tutta la parte del campione, parla anche della lavorazione in piano e in tondo con tutte le varie forme che potrebbe assumere il lavoro. Ottimo, 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 ottimo. Oh, dopo di che cosa abbiamo? Come si tiene il lavoro in mano? Allora, diciamo che i nomi sono un po' strani, ecco, tipo qua parla di stile coltello e forchetta, stile arricciato, quando diciamo io trovo che questo sia l'ergonomico, stile penna, boh, non so, io... Parlavamo di lavorare a matita, vabbè, ok, tenere sotto il braccio, quindi comunque secondo me è un po' un problema della traduzione in questo caso, ma è comunque descritto molto molto bene. Ci sono diversi tipi di avvio, quindi tutto ottimo, non sapevo cosa scrivere più, ho scritto solo ottimo, ottimo, tutto ottimo. Avvi alternativi, ma di tanti tipi, poi il diritto... Come si tiene il rovescio? Molto buono, certo, sempre con la tenuta con il filo a sinistra, quindi diciamo sì, molto buono, ma non ottimo, ecco perché 9-10, capito? Ecco, poi ci sono tutta la parte degli aumenti, gli aumenti invisibili, aumento barrato, aumento congettato, tantissimi tipi di aumenti, unire due gomitoli. Diversi tipi per il capitolo unire i due gomitoli, e qua io ho scritto una cosa, voglio cantare una lode al Signore, cioè vuol dire che sono entusiasta di questa cosa, perché di unire i due gomitoli abbiamo addirittura 3, 4, 4, 5... 5 tipi di unione, voglio cantare una lode al Signore, ecco, anche poi tipi di chiusure, diversi tipi di chiusure, molto buono, rifiniture, rifiniture, ottimo, 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 il bloccaggio, all'inizio parla di alcuni tipi di cuciture non propriamente fantastici, secondo me, un po' strani, ma comunque poi anche validi, c'è il matras stitch, il punto materasso, punto a, la cucitura punto maglio orizzontale, verticale, il, lo, dice anche come si chiama in inglese, cioè il grafting, eccetera, eccetera. La ripresa delle maglie, insomma tutto ottimo, rifiniture trattato in un modo veramente molto molto buono. Molto molto buono, e poi abbiamo spingetevi oltre, passate a un livello superiore, e noi ci spingiamo, scegliere l'avvio giusto, come adattare le misure, avvi alternativi, fantastico, parla anche dell'avvio chiuso, capito, per la punta dei calzini, cioè cosa vogliamo, l'avvio con l'i-cord, cioè veramente ottimo, differenziazioni per quanto riguarda l'uso degli aumenti, scegliere l'aumento giusto, sempre ovviamente di capi che lavorate voi, quale tipo di diminuzione e perché, tutto fantastico, scegliere la chiusura giusta, eccetera eccetera, quindi tutto benissimo. E poi ragazzi c'è addirittura un capitolo per lo sticking, cioè il tagliare il tessuto, ed è fatto anche abbastanza bene, io direi, cioè anzi è fatto proprio bene, quindi veramente ottimo, bordi, rifiniture, oh, tutto ottimo, le tasche, cioè ragazzi questo qua è veramente un l'infeltrimento, capitolo sull'infeltrimento, se vogliamo fare non so una borsina, un qualche cosa, infeltrimento, tecniche avanzate,
Nel 5 troviamo tecniche avanzate, lavorazioni in tondo, vabbè, insomma, le hanno messa nelle tecniche avanzate. Io non sono tanto d'accordo, ma insomma, vabbè. Comunque, tecniche avanzate, lavorazioni in tondo senza scalini, comunque se ne parla, tra fori e pizzi, le trecce. Diciamo, forse io questo l'avrei messo un po' prima, ma va bene comunque, l'entrelac che non mi avrà mai, però c'è anche quello. Ottimo, maglie passate, mosaico, ma di cosa stiamo parlando? Ottimo, tutto. Ecco, diciamo che qua trovo un vero errore, ed è forse l'unico errore veramente abbastanza grave, tra virgolette, cioè quando si parla del ferail, e dopo ti fanno vedere... ti fanno vedere stranded. Allora, non è ferail, è stranded, ma comunque va bene. Ci sono sempre tutti i video, no? I QR per guardarsi anche il video. Cioè, lo trovo magnifico. Qual è la differenza tra stranding e weaving? Vabbè, insomma, non è che trovo differenze, ma comunque vabbè. Ok, comunque va bene, nel senso, va bene comunque. Lavorazione intarsia, magnifico, magnifico, magnifico. Ricamo, punto maglia. Lavorazione a perline, poco, ma è scritto. Diversi modi per inserire le perline. Decorazioni, per cui pom-pom, le nappe, le frange... di tutto, fiori e foglie, di tutto, e poi magnifico, SOS, SOS, come rimediare ad alcuni errori, imparare a conoscere il vostro lavoro a maglia, spiegano i vari tipi di punti, magnifico, magnifico, evitate gli errori comuni, errori di lettura, nel senso leggete quello che c'è scritto, riparazioni, trucchi e modifiche, sfilare più ferri in una volta sola, maglie cadute, cioè fantastico, fantastico, e poi parla anche della comunità del knitting, trovare le altre knitter, e cosa sono i knit caffè, diciamo che qua non c'è differenziazione tra knit caffè e stitch and beach, noi sappiamo invece che c'è ed è piuttosto grande, condividere e vendere il proprio lavoro, i negozi, lavorare a maglia per beneficenza e poi il glossario alla fine con tutte le abbreviazioni. 9-10 ragazze, 9-10, io non ho altre parole. Compratelo se non l'avete ancora fatto, io l'ho comprato, lo terrò e ne sono veramente entusiasta. Trovo che sia veramente un libro molto, 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 molto valido. Molto bene, se siete arrivati fino a questo punto di questa recensione così lunghissima, mettete, mi raccomando, un bel emoticon del libro, oppure scrivete libro. Se poi lo avete già, scrivete nei commenti che cosa ne pensate, se anche voi siete restate così entusiaste di questo libro come lo sono stata io, oppure se non vi è piaciuto, per quali motivi. Io per il momento vi saluto, smetto di parlare, corro a sferruzzare, invito anche voi a fare altrettanto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!